Se devi cambiare il tuo materasso e non sai quale scegliere, ti vado a descrivere tre tra le tipologie di materasso più diffuse e poi ti do anche una mia opinione personale. Vedrai che alla fine del nostro discorso avrai certamente le idee molto più chiare e magari saprai anche quale materasso comprare. Innanzitutto, nella scelta del nuovo materasso ti consiglio subito di non basare mai la tua preferenza su quello che costa di meno oppure sul materasso che ha una garanzia più lunga. Garantire 20 anni un materasso, secondo me, non ha nessun senso. Piuttosto, cerca il materasso più comodo, più adatto a te e che ti faccia dormire meglio. E poi ti spiego anche il perché, se vorrai ne potremo discutere anche nei commenti di questo video. I materassi memory, il lattice e a molle si chiamano così perché, al netto chiaramente del rivestimento in stoffa esterno, al loro interno hanno una lastra che è fatta in materiale da cui prendono anche il nome. Quindi il materasso in memory avrà una lastra in memory foam, quello in lattice avrà una lastra in lattice e quello a molle avrà al suo interno tutta una serie di molle fiancate l'una all'altra. Partiamo in ordine cronologico dal materasso a molle, che è quello più conosciuto ed è stato il primo, se non consideriamo quello in lana, ad essere stato introdotto su larga scala nel nostro paese. L'interno è composto da molle che possono essere legate l'una all'altra. Sono le tradizionali molle biconiche o molle bonnell, che vengono realizzate tramite un filo d'acciaio e unite attraverso una spirale sempre in acciaio. Le molle legate tra loro distribuiscono il peso in modo poco ottimizzato e per questo viene introdotto il materasso a molle insacchettate che, essendo costruito con molle separate, riduce l'effetto di distribuzione del peso anche sulle zone circostanti. Ed è un effetto che nei materassi matrimoniali potrebbe propagarsi e riverberarsi sulla persona di fianco che pesa di meno. Nel tempo il materasso a molle conosce ulteriore evoluzione con l'introduzione di leghe sempre più performanti, la miniaturizzazione delle molle che è un po' come avere più pixel sullo schermo e l'utilizzo di molle a portanza differenziata inserite ad hoc nelle varie zone del materasso. L'ultima evoluzione del materasso a molle è l'introduzione di strati schiumati, solitamente in gomma piuma, in memory oppure in lattice, tra le molle e la parte esterna in modo da avere la dinamicità della molla ma anche l'accoglienza dello strato schiumato. Veniamo ora ai materassi in lattice. Nel 1928 John Boyd Dunlop, il fondatore della società di pneumatici, realizza la prima lastra in lattice destinata all'uso nei materassi. La lastra in lattice viene ricavata da una linfa di origine naturale che viene raccolta dalla corteccia degli alberi di Hevea brasiliensis, che sono anche conosciuti come gli alberi del caucciù. Se la lastra del materasso in lattice fosse realizzata al 100% in solo lattice naturale, si presenterebbe in stato semiliquido e non terrebbe la forma. Quindi il lattice deve venire vulcanizzato inserendo una piccola percentuale di parti sintetiche. Il lattice naturale è un materiale che nel tempo ha un certo decadimento, quindi quanto più sarà la percentuale di lattice naturale presente nella lastra, tanto più sarà il rischio che si secchi o si sgretoli precocemente. Tra l'altro, il lattice naturale contiene allergeni che potenzialmente possono creare problemi alle persone particolarmente sensibili, per contatto oppure tramite l'inalazione delle particelle. C'è da dire che oggi la produzione industriale della molecola del lattice ha dato origine a lastre in lattice sintetico che magari sono un po' meno elastiche rispetto al lattice naturale, ma decisamente più stabile, soprattutto non contiene allergeni. Il materasso in lattice è presente sul mercato sia in tipologia tradizionale che in tipologia firma ad alta densità, questo per sorreggere pesi un po' più importanti. È un materasso certamente molto comodo, soprattutto da nuovo, ed è il più adatto per venire utilizzato con le reti ad oghe reclinabili perché segue particolarmente bene i movimenti del piano di rete. Ma come ti spiego anche in un articolo sul mio blog savoldi.net, dove ti parlo di manutenzione di materassi in lattice, bisogna avere cura di girarlo sottosopra e testapiedi con una certa regolarità. Questo per garantire un'usura uniforme nel tempo ed evitare che si formino avvallamenti che lo renderebbero inutilizzabile. Anche il materasso in lattice viene prodotto con zone a portanza differenziata, che vengono per lo più ottenute tramite zone più o meno forate, quindi dove è presente più o meno lattice. Sul mercato esistono materassi in lattice per tutti i gusti ormai, dai prodotti ultra economici costruiti in alcuni paesi esteri fino ai prodotti di alta qualità realizzati anche in Italia. Attenzione, non sto parlando del materasso assemblato nel suo insieme, Sto parlando unicamente della lastra interna. E a proposito di lastra, a meno che tu non pesi veramente poco, ricorda che per evitare di percepire le doghe del letto sottostanti, la
misura della lastra, esclusa la fodera, deve essere almeno di 18 oppure meglio di 20 cm, non di meno. Un consiglio: quando compri un materasso in lattice, fregatene bellamente della misura totale e controlla sempre la misura della lastra interna. Questo perché un materasso economico potrebbe essere dichiarato per un'altezza totale magari di 18 cm ed avere al suo interno una lastra da 14 o 16 cm. Tu pensi di aver fatto l'affare e invece ti hanno rifilato un materasso sottile, quindi con meno lattice, quindi più economico e adatto magari a una persona che pesa poco. Inoltre, non tutti i materassi in lattice sono uguali. Mescole di qualità produrranno materassi elastici e traspiranti. Mescole troppo economiche o di dubbia provenienza produrranno materassi scomodi o che durano poco. Per questo ti consiglio di selezionare sempre bene le lastre che provengono da aziende serie ed affidabili. Le lastre Memory sono nate in California nel 1966, più precisamente nel laboratorio della Ames Research Center, che è uno dei 10 maggiori centri della NASA nella Silicon Valley. Due scienziati sviluppano per conto della NASA una schiuma tecnica sintetica di poliuretano a lento ritorno elastico, che originariamente nasce per assorbire le forti accelerazioni e migliorare la sicurezza nei seggiolini dei veicoli spaziali. Questa schiuma è una schiuma viscoelastica, memoria di forma, e ha la capacità di adattare la sua forma anatomica quando viene sottoposta a una determinata temperatura associata ad una certa pressione ed è in grado di tornare lentamente al suo stato iniziale nel momento in cui viene a mancare la pressione. Con la temperatura corporea si ammorbidisce ed è quindi in grado, soprattutto se associata a fodere molto traspiranti, di proteggere la cute dall'umidità e dalla pressione, migliorando la permanenza nel letto. Questa particolare caratteristica viene in aiuto soprattutto a persone che sono costrette a letto per periodi prolungati e che proprio a causa della pressione esercitata dal loro corpo sul materasso potrebbero sviluppare lesioni e anche piaghe da decubito. Anche i materassi in memory foam sono nati dapprima in unica lastra in memory e poi si sono evoluti con l'introduzione di ulteriori lastre di materiali diversi che vengono a comporre il materasso e a modulare la portanza e la risposta della lastra nelle varie zone del corpo. A differenza del materasso in lattice, questo tipo di materasso è generalmente meno pesante, quindi molto più facile da spostare e non necessita di tutte le cure che invece sono indispensabili alla lastra in lattice. Anche i materassi in memory non sono tutti uguali. Ogni produttore ha la sua mescola, ha la sua formula e ha i suoi standard di qualità. Quindi la risposta ergonomica potrebbe variare molto tra un materasso in memory e un altro ed è per questo motivo che sarebbe sempre bene provare il materasso prima di comprarlo. Soprattutto riguardo ai materassi a lastra polifunzionale, quindi quelli composti a più strati, ne esistono di molto morbidi, adatti a persone leggere, a media portanza, e di più rigidi, adatti a chi pesa di più. Non è assolutamente detto che un materasso comodo per qualcuno lo sia anche magari per qualcun altro, quindi va provato. D'altra parte, se sceglierai il materasso giusto per te, otterrai un perfetto adattamento anatomico e una durata maggiore rispetto magari al lattice e senza la necessità di manutenzione. Bene, è arrivato il momento di tirare le somme, quindi se questo discorso ti è stato utile, lasciami un like e condividilo con qualcuno a cui pensi possa servire. In conclusione, possiamo dire che il materasso a molle è forse quello che dura di più nel tempo, se non altro perché contiene sospensioni in acciaio ed è anche tra i materassi più traspiranti proprio per la gran quantità di aria che sono in grado di contenere le molle. Il materasso in lattice è senz'altro quello che si adatta meglio ai movimenti della rete elettrica, soprattutto da nuovo è veramente molto comodo, però ha anche bisogno di una cura maggiore rispetto agli altri materassi ed è particolarmente sensibile all'umidità che nel tempo gli fa perdere un po' della sua grande elasticità. Se sei abituato al materasso a molle ti accorgerai subito che sdraiandoti sul materasso in lattice non avrai la stessa risposta perché mentre le molle tendono a respingere gli schiumati tendono ad accogliere, quindi non potrai più utilizzarlo per esempio per saltare sul tuo letto. Se ti piace la risposta ergonomica della molla ma anche l'accoglienza dello schiumato, esistono materassi a molle anche insacchettati e anche a portanza differenziata che hanno incorporato delle sottili lastre in lattice oppure in memory foam. Oppure in alternativa potrai sempre applicare sul tuo materasso a molle un topper, che altro non è che un sottile materasso, generalmente in memory, alto circa 5-6 cm, che è completo della sua fodera. Il materasso in memory è senz'altro quello più avanzato e quello sul quale oggi si concentra forse maggiormente l'estro di produttori con formule e combinazioni a strati sempre nuovi e originali. Sia per il materasso in memory che per quello in lattice,
lattice oppure quello molle, è molto importante sapere che non esiste un materasso scandalosamente economico e fantasticamente bello e magari anche con un mucchio di regali. Ottieni per quello che paghi. Se paghi di più, hai di più. Se paghi 4 soldi, ottieni un materasso da 4 soldi. Semplice. Per questo ti consiglio di informarti bene e scegliere consapevolmente per evitare magari un materasso bello ma non adatto a te, oppure un materasso che ti risulterà comodo nell'immediato ed economico, salvo poi doverlo buttare tra qualche mese. Comunque ricorda che anche se acquisterai il materasso più bello del mondo, non potrai sperare di tenerlo per 20 anni senza che questo si sporchi e si deteriori molto prima, e non per questo però devi scendere a compromessi. Per carità, magari il tuo materasso ha 20 anni, ma non illuderti che sia igienico né tantomeno abbia ancora le stesse caratteristiche di quando l'avevi comprato. E poi considera che normalmente passerai un terzo della tua giornata sopra il tuo materasso. Se sarai fortunato, un terzo della tua vita la trascorrerai sul materasso. Altrimenti potresti dover cominciare a trascorrerci anche tutto il giorno. Qual è l'ultima volta che hai lavato il materasso? Non credo che lo laverai tutti i giorni. Tieni presente che la lastra interna non si può lavare, al massimo puoi lavare la fodera, quindi compralo almeno sfoderabile. Ma sperare di poter trascorrere 15 o 20 anni sulle stesse molle o sulla stessa lastra senza mai lavarla è un po' come pretendere di tenere per 15 o 20 anni gli stessi calzini o lo stesso paio di mutande senza mai cambiarle. Quindi, se devi comprare un paio di mutande che non cambierai più per i prossimi 15 anni, metti almeno da parte due soldi. Primo, per comprarle più belle, e secondo, per cambiarle più spesso.